Vediamo le operazioni iniziali che dobbiamo fare. Innanzitutto esistono dei conflitti con alcuni. Va a scalare il mio oggetto, ma io non voglio tutto questo, quindi scollego semplicemente con Alt premuto. Quindi bisogna modificare il file, però diciamo in linea generale anche un file come questo che adesso andremo a, che non dovete mai dimenticare di fare se volete effettivamente effettuare lo spawn di un oggetto all'interno. La porterei a 2. Magari già può essere sufficiente. E andiamo a creare il nostro materiale.